Questo sarebbe stato lo scontro decisivo tra cristiani e musulmani. Pronunciai qualche parola di incoraggiamento per l'equipaggio prima della battaglia, poi mi inginocchiai e pregai Dio. Gli chiesi di concedermi la vittoria. Tutti gli altri della galea e della flotta intera fecero lo stesso. Nell'ottobre del 1571, l'armata del sultano era pronta a dare battaglia. Contava 250 galee e 60 imbarcazioni da guerra piccole e molto agili. Quando i turchi pianificarono lo schieramento delle proprie forze, scoppiò una lite tra i due comandanti della flotta, Ali Pascià e Ulugh Ali. L'obiettivo era quello di annientare i cristiani in campo aperto. Quando le due flotte si incontrarono, formarono la linea di battaglia nel Golfo di Patrasso, che aveva un diametro di oltre 5 chilometri. Le due flotte contavano su 600 navi e 200.000 soldati. C'erano così tante imbarcazioni che ci vollero due ore prima che i marinai riuscissero a metterle in formazione serrata, remo a remo. Ogni schieramento era diviso in tre squadre principali. Stava per iniziare la più grande battaglia navale nella storia d'Europa. E la battaglia iniziò al tuono dei cannoni. I comandanti si affidavano agli uomini ai remi per manovrare le navi. Per il cristiano Don Giovanni e per il musulmano Ali Pascià, questo era il giorno della resa dei conti tra due civiltà e due religioni. A bordo della Real, il comandante supremo dei cristiani diede l'ordine di speronare le navi nemiche. Poiché la nave ammiraglia turca si può riconoscere grazie alle insegne che porta, comandai al nocchiere di dirigere le galee diritte su di essa. Lui obbedì e le due navi si attaccarono con grande impeto. I musulmani superavano in numero i cristiani, ma questi ultimi disponevano di un armamento più sofisticato. I loro cannoni erano di gran lunga superiori alle balestre dei turchi. Si combatteva corpo a corpo, brandendo uncini, spade e picche. Gli scontri infuriarono per ore e finirono in una carneficina. La battaglia di Lepanto fu più feroce nella zona centrale degli schieramenti, soprattutto intorno alle navi di Don Giovanni e del suo rivale, Ali Pascià. Le due flotte si scambiarono salve di cannone, poi si scontrarono in furiosi corpo a corpo. Le galeazze, che erano state costruite proprio in funzione di questa battaglia, giocarono un ruolo cruciale. I ponti erano stati realizzati in modo tale che l'abbordaggio e la cattura fossero impossibili e in più potevano fare fuoco da tutti i lati. La brillante invenzione veneziana presto annientò un terzo dell'intera flotta ottomana. Bastarono quattro di queste straordinarie navi per distruggere 108 galee turche. Lo schieramento ottomano fu menomato. La fiera supremazia della flotta del sultano fu interrotta. Il grosso dell'armata turca colò a picco nel Golfo di Patrasso. La battaglia volse a favore della Sacra Lega solo dopo l'arrivo dei rinforzi e la promessa del comandante cristiano di liberare gli schiavi ai remi. Gli schiavi si unirono ai soldati e attaccarono furiosamente la nave ammiraglia ottomana. Ali Pascià, il comandante in capo del sultano, morì colpito da un'ascia. Poi Don Giovanni d'Austria comandò che la testa del suo arcinemico fosse portata in giro tra le schiere festanti dei suoi soldati. La battaglia era quasi vinta, ma l'astuto pirata ottomano Ulugh Ali era ancora vivo. Sacra Lega.
Lepanto segnò la fine della supremazia ottomana nel Mediterraneo. Quando i veneziani tornarono a casa vittoriosi, furono accolti dai suoni gloriosi del Te Deum provenienti dalla Basilica di San Marco. La città sulla laguna aveva trionfato grazie alle sue nuove e straordinarie navi da guerra, le galeazze. L'ammiraglio Venier in seguito fu eletto doge di Venezia e mantenne la carica fino alla morte. Francesco Duodo continuò a sviluppare con successo nuovi armamenti. A Roma, nella Basilica di San Pietro, Papa Pio V proclamò il comandante supremo Don Giovanni d'Austria salvatore della cristianità. Ancora oggi il Vaticano commemora i morti e gli eroi di Lepanto. Ogni anno i loro discendenti si riuniscono nelle sale vaticane. Sotto gli stendardi originali usati durante la battaglia, i Colonna e altre famiglie nobiliari veneziane e spagnole rendono omaggio ai loro antenati e alle loro gesta.